Madonna, questi fiori sono bellissimi. È caldissimo qui dentro. Yucca trae sakura. Questi sono proprio bianchi, guardate che belli però questi qua. Guardate quanti sakura. Ed ecco qui, indovinate cosa stanno facendo? C'è il caban check, che vorrebbe dire vi controllano la borsa per vedere che non avete l'alcol. Ma la cosa divertente è che se promettete di non berlo, potete portarlo. Comunque, ci sono i fiori di sakura in fiore, guardate come sono belli. La mia cameraman mi ha comprato Yuka, ciao! Mi ha comprato un biglietto per andare... Nante Yukoen da Kekore? Shinjuku Gyoen? Per andare a Shinjuku Gyoen, che è questo parco che c'è a Shinjuku ed è bellissimo. Allora, premiamo qua e entriamo nel Shinjuku Gyoen. Oggi dovrebbe essere una giornata non molto piena di gente, quindi siamo più che contenti. Guardate che meraviglia! Questo parco è bellissimo. L'ultima volta che sono stato qua era l'autunno, era pieno di foglie, è veramente bello. Mi sono rimesso col tripod. Ecco qui la mappa del nostro Koen. Noi dove siamo? Imadoko. Noi siamo qui e Edokiku. Ok, e adesso andiamo nella greenhouse, che è quella laggiù. Andiamo a vedere com'è. Madonna, questi fiori sono bellissimi. Ma una volta si poteva in realtà bere in questo parco, ma adesso non si può più fare. Però la cosa divertente, vi giuro, che se promettete che non aprite la bottiglia ve lo lasciano portare, perché i giapponesi comunque si fidano e di solito la gente non cerca di fare cose contro la legge, diciamo. Ci sono più di 50 tipi diversi di sakura. Ehi, sakura è paesi rinari, no? Oh, ehi, gugatsu made saku no koko. Praticamente dovete sapere che in questo koen, quindi parco, koen, parco, ci sono 50 fiori diversi di sakura, di questi alberi. Vedete che qua c'è tutta la mappa. Guardate, ce ne sono più di 50. E goju koi jo. No, 65 ce ne sono. Ce ne sono anche di verdi. E praticamente fioriscono tutti da febbraio fino a fine aprile. Quindi due mesi di sakura. Vedete, infatti ci sono alcuni alberi in cui cadono già e altri in cui ancora non scendono. Guardate che bello. In uno dei prossimi video comunque preparerò lo bento e vengo qua a mangiarlo. Non so se in questo parco o in altri. In realtà oggi noi siamo qua per fare le foto con Yuka, no? E lei dice che praticamente... Ah, oh! Che vedete, in questo parco, nel Shinjuku Gyoen, c'è la parte Igirisu, che è quella un po' nello stile di un giardino un po' più inglese. Poi c'è questo che è Furansu, che quindi è un pochino più francese. E poi questa è la parte Nihon, quindi giapponese. E poi c'è questo. Questo sarebbe il bosco della mamma e del figlio. Non c'è niente, un semplice bosco. Dai, ditemi la verità, quanti di voi vorrebbero essere qui con me a godersi sakura? Guardate che meraviglia, wow! Oh mio Dio, guardate che meraviglia, la greenhouse. È caldissimo qui dentro. Che meraviglia. Ah, non vengo. Ma sono enormi questi alberi, guardate che roba. Non so se riesco a fare... C'è Yuka che mi fa le foto. Ciao Yuka! Ciao! Yuka trae sakura. Cioè, guardate che meraviglia, è tutto in fiore, cioè bellissimo. E ce ne sono là, laggiù. È una meraviglia, eh? Quanto mi invidiate? Devo dire che non lo so, i sakura sono quasi una magia. Tra l'altro vi devo dire una cosa, lo sapete che i giapponesi si vantano sempre di avere quattro stagioni? Non lo so, perché spesso alcuni giapponesi credono che esistano solo in Giappone. E da un certo punto di vista posso capire anche perché pensano ciò, perché comunque a differenza dell'Italia, secondo me in Giappone sono molto più definite, perché per gli eventi e un po' anche per questa cultura che hanno di questi parchi, perché comunque in autunno ci sono le foglie d'autunno e ci sono tutti i parchi per le foglie d'autunno. In primavera fioriscono i fiori, quindi ci sono tutti questi parchi per i fiori. In inverno, vabbè, nevica e l'estate, vabbè, è più caldo. Quindi nel senso, lo so, sono più definite, diciamo, un po' per le festività che hanno e un po' per questi parchi che secondo me definiscono meglio le stagioni. Dobbiamo importarli anche in Italia. Siamo ricoperti da fiori di sakura. Questi sono più bianchi e questi sono più rosa. Ah, qua c'è scritto che non bisogna scalare gli alberi. Kini noburanaide. Vi insegno una cosa in giapponese. Un kotowaza. Sarumo kikara uchiru. Nandake sono kotowaza. Sarumo kikara uchiru. Che vuol dire che anche le scimmie cadono dagli alberi. È un po' come il nostro... Non lo so, non ce l'abbiamo noi un detto simile. Tipo, si può sempre sbagliare, qualcosa così.
vedete la differenza di colori? Però questi sono un po' più scuri, quelli là sono più bianchi, quelli sono più chiari, quelli sono più vivaci. Questi sono proprio bianchi, guardate che belli però questi qua, super rosa invece qua davanti. Questi sono gli Sakura Oshima, vedete che sono bianchi, che belli. Oddio, un'altra palma, cosa c'entra? Vabbè, questi invece sono i fiori di Momo. Guardate come sono, di che colore è più intenso. Anche la forma è diversa, sarebbe la pesca. Oh mio Dio, qua ce ne sono veramente, ma veramente tanti. Guardate che roba, è pieno di sakura. Wow, è strapieno di sakura qui. Guardate quanti sakura. Ah, oh mio Dio, è meraviglioso. Cioè, se guardate in su, completamente in su, sakura anche qui. E sakura anche qui. Ma sakura ovunque. È una cosa incredibile, non riesco a descrivervelo. È veramente bellissimo. Kirei? Kirei vuol dire bellissimo. Noi ci vediamo domani alle 2 con un nuovo video. Ciao! E dopo lo shooting, eccoci al Rikugien. Sono venuto in questo parco per vedere i fiori di sakura anche di notte. E devo dire che sono belli come di giorno, se non di più. È una sensazione completamente diversa. Però quest'albero è veramente enorme e è veramente una cosa meravigliosa. Guardate che bello. Can you explain your feeling? How you're feeling right now? Nostalgia. Nostalgic. Happiness, ok. Qua sto chiedendo al mio amico che sta praticamente descrivendo emozioni a caso. Si sente triste, nostalgico a vedere sto posto. Io invece non vedo un tubo e basta. Finalmente un sakura. Guardate che bello il sakura di notte. Un albero di sakura. Guardate che meraviglia. Cioè è strano vederli di notte. È un po' buio però sono bellissimi anche di notte. Questa è la stanza del tè. Oh, guardate che carini. Qua vi vendono dei vestiti che praticamente sono intinti nel sakura per avere questo colore, vedete? Che figata. Guardate che meraviglia. Sono molto di stagione, non trovate? Mio amico ha detto che questo albero c'è qui da più di 1000 anni. No, non lo so, se non è giusto incazzatevi con lui. So che è qua da tanto tempo comunque. Vedete, stanno già cadendo i fiori, sta diventando un po' verde. Però è ancora bellissimo, guardate su. Guardate che meraviglia, questo albero è bellissimo. So che con questa telecamera non riesco a farvi vedere bene. Però è veramente meraviglioso. Cioè, non so se si riesce a capire la bellezza. Quest'albero, ma quanto è grande quest'albero, cavolo. È veramente gigante, eh? Non so se riesco a... vi rendete conto quanto è enorme? Che poi so che quando faccio vedere i sakura ci sono i miei amici trentini che dicono ben dai, che venga anche a noi, ziresari. Io non ho mai visto di ciliegi così grandi in Trentino. Se ci sono, fatemelo sapere, perché sono veramente belli. Facciamoci anche noi il parco e poi grafen veder noi a sti giapponesi. Quest'albero praticamente ha solo 100 anni, però sono 4 alberi messi insieme, quindi sono stati fatti praticamente questi alberi. Non sono un albero solo, ma sono ben 4. Oh mio Dio, le luci di bambù. Comunque, per tutti quelli che dicono che i giapponesi non sono romantici o non si tengono per mano, vi assicuro che qua tutte le coppiette si stanno tutte prendendo per mano, quindi non è vero quello che si dice. E se non ci credete, andatevi a vedere il video dei giapponesi non dicono ti amo per imparare qualcosa in più. Mi raccomando, andatevi a vedere anche la versione autunnale, ve ne lascio un pezzettino. Questa è una cosa interessante, siccome vogliono farlo questo triangolare, hanno messo questo, che così quando crescerà questo albero sarà a forma di triangolo. Vedere per credere. Guardate che cosa c'è qui, guardate che cosa c'è qui. La casetta per fare la cerimonia del tè. Che bello. Oh mio Dio, scusate. Prima avevamo detto una cazzata. È questo l'albero di sakura più grande del parco, anzi più grande che abbia mai visto in vita mia. È altissimo e è bellissimo, mamma mia, è veramente una cosa meravigliosa, cioè con queste luci. Mio Dio, posso solo dirvi che è bellissimo e guardate, spererei che foste qui per potervelo vedere anche voi. Viene quasi da piangere a vedere quest'albero, è talmente bello e cioè... Sentite che silenzio. No, prima parlavano di più, ma qua veramente sono tutti estasiati a vedere sta cosa, perché è veramente una cosa meravigliosa. Io manco sapevo che gli alberi potessero diventare così grandi, gli alberi di sakura. Mamma mia, che meraviglia.
mio Dio, ma dove siamo? Cos'è? Sembra di essere dentro un manga. Praticamente sono, non ve lo posso fare vedere, ma sono tutti a braccetto. Ci sono anche quelli che condividono la sciarpa o la maglia. Ce l'hanno attorcigliata attorno, quindi... Mi ricordo quando ho fatto il video qua con i momiji, che era bellissimo. Guardate che bello anche... Beh, adesso non si vede niente, ma comunque la mia telecamera non aiuta, però è bellissimo. Guardate, guardate, guardate cosa ci sono. Li vedete questi pesciolini? Carini, sono enormi. Vabbè, e chiude così. Comunque costa solo 300 yen entrare, quindi ve lo straconsiglio. È aperto fino alle 9 e mezza di sera, ma assicuratevi di entrare per le 8 e mezza, se no non vi lasciano più entrare. Guardate quanti sakura a terra. Beh, vediamo se ve ne cade uno in mano. No, no. Guardate quanti sakura che ci sono anche alla stazione di Komagome. Oh, stanno cadendo, stanno cadendo. Oh, ne prendo uno, ne prendo uno. Mi investono, secondo me. C'è il Sakura Free Wi-Fi di Toshimaku. Devo farci un video, perché tanti di voi mi chiedono se si può vivere senza Wi-Fi. Io in questo periodo sto vivendo senza Wi-Fi, però vedete che già sta iniziando a diventare verde, quindi il periodo dei Sakura ormai sta per finire. Vabbè, comunque boh, io non so da quanti anni che vivo in Giappone, ma ancora i Sakura mi danno delle emozioni che non vi posso descrivere. Che meraviglia. Comunque vabbè, se siete a Komagome e riuscite a beccare il periodo dei Sakura, fateci un salto a questo Rikugien, perché è veramente bellissimo. Spero che il video vi sia piaciuto. Ciao! Watashi wa hitori osae kirenu mune ni tachi tsukushiteta.